Sono Caterina Farfuglia, del Santo Cuore, segretaria del Consiglio Pastorale. Noi come comunità vogliamo continuare a riflettere sulle indicazioni dateci dal Vescovo 2 anni fa sulla cristallogia. In questi 2 anni abbiamo fatto purtroppo piccoli passi in questo senso. Ci siamo interrogati su come aiutare i nostri fratelli a credere e celebrare il pieno mistero di Cristo. Pur riconoscendo l'importanza di un incontro comunitario in cui fosse presente tutta la comunità e soprattutto i componenti della catechesi, della liturgia e della carità, il coinvolgimento di tutti non è avvenuto ed è mancata soprattutto la comunicazione delle tre realtà fondamentali. Il progetto pastorale è quello di iniziare da questo incontro comunitario settimanale, per poter coinvolgere tutti anche nel progetto diocesano la domenica del cammino dell'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Pensiamo che non basti solo coinvolgere i fanciulli, ma anche la famiglia, proprio perché l'iniziazione non si ferma all'inizio, ma continua per tutta la vita. Quindi coinvolgere la famiglia anche per quanto riguarda la catechesi, la celebrazione e anche in altri momenti. Vogliamo mettere al primo posto la celebrazione eucaristica domenicale, tutte le celebrazioni, in particolar modo anche quella dei fanciulli accompagnati dalle famiglie, dai genitori, quindi anche con gesti di accoglienza, coinvolgendo anche i fanciulli nella celebrazione eucaristica. Quindi ci stiamo impegnando per una pastorale congiunta tra catechisti, animatori della liturgia e operatori Caritas. Siamo all'inizio e nel cammino lento, ma c'è la speranza che si raggiungano gli obiettivi che la comunità si è prefissa nell'assemblea parrocchiale nel febbraio del 2007 sul tema comunità e comunione, in cui si parlava anche di un progetto dell'oratorio che quest'anno sta partendo con il progetto di un giornalino curato dai ragazzi della catechesi e anche un libro che fa teatro, si prepara anche delle attività di presentazioni teatrali. Inoltre c'è il gruppo giovane della nostra parrocchia che si preoccupa nell'ambito della Caritas di lavorare con il centro d'ascolto nel banco alimenti come volontari. I giovani anche una volta al mese si fermano nella cappella dell'Istituto Padre Semeria per l'adorazione eucaristica. L'adorazione eucaristica in cui abbiamo anche invitato le altre parrocchie a partecipare proprio perché si vorrebbe cominciare a fare anche un cammino insieme alle altre parrocchie per quanto riguarda la pastorale dei giovani. La comunità inoltre non può rimanere chiusa in se stessa e nell'ambito della struttura parrocchiale, ma il messaggio del Vangelo deve raggiungere anche i lontani nella dimensione di parrocchia missionaria. Il nostro intento è raggiungere le famiglie nel nuovo insediamento del territorio della nostra parrocchia. Quindi ci riferiamo anche, se molto allungati, ma nel territorio sulla Vesbale, anche sulla via provinciale dell'Acquarina. E quindi vogliamo fare dei incontri programmati nei condomini e portare la testimonianza del Vangelo affinché anche loro si sentano parte di questa porzione del popolo santo di Dio che è la parrocchia. Ah, sono vito.